Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video preferiti perché in questo periodo veramente io adoro l'autunno, ma quest'anno soprattutto ci sono un sacco di cose che mi piacciono. Infatti è meglio che io non esca in giro per negozi perché faccio danni. E quindi ci tenevo a farvi questo video, ma prima volevo farvi un annuncio molto molto importante. Ma prima di proseguire con l'annuncio volevo farvi notare questo. Se vedete questo durante il video, non è un brufolo, ma è semplicemente il mio cane troppo felice di vedermi che mi ha tirato una dentata qua e mi fa un male assurdo, quindi bellissimo. Bene, vi farò questo annuncio con questa cosa. Meraviglioso. Allora, l'annuncio che ci tenevo a farvi è il seguente. Qualche tempo fa, Vanessa Ziretti, e se non conoscete chi è, vi lascio qua sotto in descrizione i suoi profili, insomma, per capire di chi stiamo parlando. Questa Vanessa Ziretti, che è una YouTuber molto molto più famosa di me, ha fatto delle Instagram Stories dove diceva che stava cercando delle contributor per seguire il suo blog. E quindi mi è venuta l'idea di dire: ok, faccio più o meno cose simili a quelle che fa lei, provo a propormi, vediamo come va. Dopo all'incirca 3 settimane, ormai io non ci speravo più, ero di tipo: ma perché l'hai mandata l'email? Non dovevi farlo, tanto non ti sceglierà, non ti sceglierà. Ecco che una mattina mi arriva l'email di Vanessa, che saluto e gli mando un bacio, dove mi dice che mi ha scelta e oltre a me ci sono altre 5 ragazze. E quindi ero, vi lascio immaginare la felicità in quel momento, non capivo più nulla. E niente, quindi io sono una delle nuove contributor del blog di Vanessa, che potrete trovare sotto in descrizione. Comunque si chiama vanessaziletti.com, dove usciranno articoli sempre nuovi di tendenza, fatti da me, dalle altre contributor e da Vanessa, ovviamente. E tutte insieme formiamo questo meraviglioso Dream Team. E le altre ragazze sono veramente dolcissime, simpaticissime e talentuosissime, veramente. Andate magari nella sezione About sul blog, dove giù in basso troverete tutte le nostre foto, i nostri avatar, dove potete cliccare, guardare, insomma, chi siamo, che cosa facciamo. Non vi rimane che andare subito sul blog a leggere tutti i nuovi articoli che sono usciti. Io mando un abbraccio a tutto il Dream Team e soprattutto a Vanessa per aver dato vita a questo progetto. Cioè, il blog è una cosa tipo che se tu ci entri veramente devi subito andare a fare shopping, perché ci sono talmente tanti spunti bellissimi che non puoi fare a meno che andare a fare shopping. Quindi, ragazze, occhio. Ora, dopo questo annuncio, che spero vi abbia fatto piacere come ha fatto piacere a me, partiamo subito col video dei preferiti. Allora, il mio preferito preferito di questo periodo è sicuramente il metallizzato. Il metallizzato lo stiamo vedendo ovunque. E infatti adesso ho addosso un rossetto metallizzato della linea di Clio Makeup Shop, che sarebbe questo. Hell yeah. È bellissimo perché è una specie di viola rosso, non so come definirlo. È tra un viola bordeaux con questi micro glitterini dorati e fa un effetto bellissimo. Magari vi posto qua a lato delle foto che ho fatto, ho caricato sul mio Instagram. A proposito, se non mi seguite, seguitemi perché appunto vi perdete queste novità. Ho acquistato anche come rossetto metallizzato questo della Essence. Metal Shock si chiama, nuova linea di Essence metallizzata. Però, vabbè, il colore ovviamente non è portabilissimo, me ne rendo conto. Il problema è che vi finisce sui denti e ha una durata molto molto bassa. Purtroppo ci sono poche cose di Essence che riesco a farmi piacere, perché per il resto purtroppo la qualità è quella che è, visto il prezzo. Ho ordinato però un rossetto da NYX molto simile a questo qua, poiché questo non mi aveva soddisfatto e mi serviva per Halloween. E quindi l'ho acquistato lì. Al momento non lo sto trovando in casa, si è perso in uno spazio-tempo, però vi faccio apparire qua una foto che ho sempre postato su Instagram ed è la nuova linea Cosmic Metals. Mi rendo conto che nonostante il metallizzato vada tantissimo, sono pochi i colori veramente portabili tutti i giorni. Ad esempio, cioè, questo è un azzurro flash
e mi rendo conto che magari non è portabilissimo, però andate a dare un'occhiata perché secondo me ci sono dei colori che vi possono piacere. Un altro preferito di questo periodo sono sicuramente i maglioncini morbidi, un po' larghi. Ritorna, questo autunno si è visto tanto, ma anche già da quest'estate, che sta tornando molto lo stile anni 90, e quindi secondo me questi maglioncini mi ricordano tanto quelli che avevo mia mamma da giovane, e quindi a me stanno piacendo un sacco. Sono come quello che ho indosso adesso, questo l'ho preso da Stradivarius, l'ho preso sia in questo beige e sia in grigio, e vanno benissimo con jeans, anche con le gonne, veramente stanno divinamente con tutto, sono caldi e comodi. E poi l'ho preso anche così in grigio. Sono veramente molto grandi, molto larghi. Questa è una S, però guardate com'è gigante. Adoro che sono così morbidi. Fa subito autunno, che bello. Comunque vi lascio tutto sotto in descrizione, sia di quello che ho acquistato io e sia di magari vari dupe simili o comunque prodotti che trovo che appunto rientrino nei miei preferiti, ma magari ovviamente non sono andata a comprarli perché sennò lo stipendio fa tipo ciao. Poi un'altra cosa che sta veramente prendendo piede, lo vediamo sulle borse, sui vestiti, sulle giacche, sui maglioncini, ovunque, è il peluche, il pelusciato, non so se avete presente. Questa è una maglia che ho preso da Yamamay l'anno scorso, nella scorsa collezione. È un rosso quasi tendente al magenta, direi più magenta che rosso, ed è fatta tutta pelusciata, non so se riuscite a vedere. Ed è caldissima e morbidissima, a me piacciono un sacco queste cose. Invece questa è una giacchetta che ho preso l'anno scorso da Terranova, sempre caldissima, è tipo un pellicciotto, tutto ovviamente in pelliccia finta, non pelliccia vera. E questa tra l'altro è nella mia foto profilo sia di Instagram che della pagina Facebook, sia qua su YouTube, e indossavo questo pellicciotto qua ed è veramente caldissimo. E mi piace tantissimo questo pelusciato. Poi un'altra cosa che ho visto tornare sono i pantaloni a vita alta fatti un po' stile maschile, avete presente, no? Tipo fatti a sigaretta, molto classici, un po' con delle stampe magari rigate o a quadrettini piccoli, molto magari eleganti e classici. Io ovviamente con una fantasia sfrenata ne ho comprati 3 paia da Stradivarius e sono tutti neri, ma perché mi servivano per il lavoro. E però mi sono piaciuti tantissimo come stanno addosso, perché ti danno comunque l'aderenza dei pantaloni, diciamo, skinny che vanno adesso, però è un po' più taglio sigaretta, quindi è un po' più comodo e anche secondo me più carino per chi come me ha 2 stecchini di gambe, quindi danno un po' più di morbido alla figura. Questo è il primo paio nero, con queste 2 zip davanti, con questi 2 anellini, mi piace un sacco. E come potete vedere finisce morbido, no? Vedete? Non è proprio stretto stretto. E veramente mi è piaciuto un sacco e quindi ho acquistato questo per a 17,90€ mi sembra. Comunque vi lascio tutto giù in descrizione. Poi ho preso questi qua con questa piccola fibietta davanti, sempre neri. E come potete vedere hanno questa riga qua lungo la coscia che dà molto quel taglio da completo maschile, no? Però sono molto molto femminili, messi secondo me con una bella blusa sopra e sotto un tacco, fanno la loro figura sicuramente. E poi abbiamo l'ultimo paio che è un po' più carino, un po' più diverso dagli altri, che ha davanti la simil pelle un po' metallizzata, così visto in videocamera sembra grigio argento, ma vi assicuro che è nero, sono le luci che lo fanno sembrare così. Ed è davanti nero metallizzato in simil pelle,
e dietro nero normale, e infatti mi piaceva molto questo double fuzz. Anche la pelle, la similpelle, la stiamo vedendo veramente ovunque, su borse, appunto stanno tornando molto i pantaloni in pelle, tutte queste cose qua, e a me piace un sacco. E poi ultimo ma non ultimo, il trend che più mi sta facendo impazzire ovvero che mi piace di più, sono gli stivali alti. Io li adoro. Pensate che non meno di 2 mesi fa ero andata da mia mamma a vedere, perché ho, nel trasloco ho lasciato delle cose da lei, sono andata a vedere, avevo degli stivali sopra il ginocchio, no? Che io adoro e comunque penso che stiano bene su una fisicità tipo molto magra come la mia, e ho detto no, li butto, tanto figurati, non torneranno più di moda. Tac, che sono tornati di moda mi sembra ovvio, e così ho provveduto a comprarne degli altri, e questi sono diversi dal solito perché, come vedete, qua è fatto a stivale con un po' di tacchino. Il tacchino è il nuovo tacco piccolo, con un po' di tacco, e poi invece di avere la struttura stivale è una calza con tutti dei piccoli glitterini, vedete, che luccicano a seconda di come ci va la luce, e quindi sembra che avete uno stivaletto con la parigina già inserita. Poi comunque ne voglio ordinare altri che magari vi lascio qua sotto in descrizione su ASOS, perché ne ha veramente un sacco che mi stanno facendo impazzire, e quindi quando ne arriveranno altri, chi lo sa, magari vi aggiornerò con un piccolo spacchettamento. Poi un altro prodotto per quanto riguarda la skincare che mi sta veramente piacendo, mi è stato inviato da un'azienda inglese, insomma, che ha sede in UK, e mi ha subito colpito questa cosa perché nei social sta andando tantissimo. Infatti lo chiamano il miracolo in bottiglia. E allora questa cosa mi ha incuriosito, sono andata a vedermi gli ingredienti e vi sto parlando di questo. È un siero della Skin Kissed, scritto qui, ed è veramente favoloso. Questo siero mi è stato appunto mandato da questa azienda e serve, oltre, vabbè, come base per il trucco, prima di truccarvi potete mettere questo qua, un po' funziona un po' tipo il farsali, diciamo, quell'olio famosissimo che abbiamo visto praticamente ovunque, solo che questo qua è incredibile la sua lista di ingredienti, poiché ha, adesso ve li leggo, acqua di rose, vitamina C pura, che fa benissimo alla pelle, ve la rende molto luminosa ed è importantissima per avere una bella pelle, acido ialuronico, che quindi è ciò che, diciamo, rimpolpa, vabbè, non è magari il mio caso, però previene le rughe, se ce ne sono, di segni di espressione di rughe, le va a migliorare, quindi è molto molto importante. E poi abbiamo il, qua c'è scritto marine collagen, quindi collagen è marino, e tra parentesi c'è scritto fish, quindi è il collagene, che serve appunto anche per un'azione antirughe, e migliora tantissimo la pelle. Io da quando lo sto usando mi trovo benissimo, il mio viso mi sembra molto più luminoso, mi stanno sparendo un po' quelle piccole puntine che compaiono sempre, ovviamente nell'adolescenza, perché sono giovine però veramente consigliatissimo. Niente, spero che questo video non sia eterno che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia. Fatemi sapere sotto nei commenti quali sono i vostri preferiti di questo periodo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa novità del blog di Vanessa. Io sono veramente emozionata, non vedo l'ora di caricare sempre contenuti nuovi, perché ne ho veramente tanti. E spero di essere appunto abbastanza puntuale anche qua sul canale, avendo anche questa cosa da seguire. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!